Ciao amici di Prepper.it, oggi facciamo un discorso semiserio, speriamo di sì, sulle boiate marketing da survival. Oh, ok, prima di tutto, prima che pensiate male, non c'ho una maglietta da sex symbol, qua c'è scritto odio essere sexy, ma sono un prepper e quindi non posso farci niente, ci tocca, noi prepper abbiamo anche di queste cose di cui doverci occupare. Allora, boiate marketing da survival, arriviamo all'argomento top. Avrete visto sicuramente anche voi in mezzo a tutte quante le varie foto che girano in internet delle varie strumenti fondamentali da mettere nei vari kit, Bob e quant'altro. Il temperino, ok, il temperamatite normale, quello che conoscete dalla prima elementare, eccetera, eccetera. E perché il temperino a cosa serve? Serve a fare la punta ai rami per fare le trappole, per fare le frecce, serve ovviamente a prendere tutto quello che è il rimasuglio, il trucciolo dell'alberello matita. E accendere un fuoco, e quindi ovviamente rimane uno strumento assolutamente indispensabile. Da dove viene questa fantastica idea? Io immagino che sicuramente ci sarà stato un bambino Inuit che stava andando a scuola, che a un certo punto si è perso nel bosco e che quindi di conseguenza non sapeva come sopravvivere, perché sto bambino Inuit nessuno sapeva dove era andato a finire, e lui ovviamente ha usato matita e temperino per accendere il fuoco e tenersi caldo fino alla mattina dopo. Bambino Inuit, era meglio se rimanevi ignorante se le condizioni erano queste, ma a parte questo, è ovvio che questa è assolutamente una boiata, è una storia assolutamente pretenziosa. Il problema non è tanto nella storia in sé, è in tutto quello che viene dopo, ok? Allora, questo del temperino funziona? Sì, può funzionare, ok? Non c'è nessun motivo per buttare via questa strategia, questa tecnica così tout court. Può funzionare, però è un metodo di ripiego, e qui cominciamo a parlare delle cose un po' più serie. Allora, ci sono un sacco di metodi di ripiego per fare le cose, per rendersi la vita più semplice in tutte le condizioni, magari di appunto survival, prepping, nella vita di tutti i giorni. Quelli che adesso si chiamano life hacks vanno benissimo. Uno di questi l'abbiamo visto l'altra volta, erano le cannucce per andare a inserire dentro le cose, perfetto, ma sono metodi di ripiego. Il problema quando viene fuori, quando il metodo di ripiego sembra una genialata, sembra la cosa di cui non puoi fare a meno, e quindi tutti giù a andare sul metodo di ripiego. La cosa si aggrava ancora di più quando si mette di mezzo il marketing e ti dice che ovviamente non ti può bastare un normale temperino in acciaio da 70 centesimi dal cartolaio. No, devi prendere il temperino da survival che costa la bellezza di 10 sterline, 15 dollari a seconda di dove lo trovi, che contemporaneamente dentro c'ha un portaesca, l'acciarino, il pezzo di colla, il magnesio, il fire steel incorporato, eccetera, e lì in teoria saresti a posto per tutto. Ma il cuore di quello strumento lì è il temperino, a cui hanno appiccicato una serie di altri strumenti per dargli un minimo di senso di esistere, soprattutto per far aumentare i prezzi. Allora, ci sono appunto, diciamo, un sacco di metodi di ripiego ed è utilissimo ed importantissimo riconoscerli. La cosa che non bisogna fare invece è scambiare il metodo di ripiego con il metodo giusto, ok? È ovvio che chiunque abbia con sé un coltello in una situazione di sopravvivenza o comunque di difficoltà non avrà mai bisogno del temperamatite per andare a fare quattro trucioli da accendere. Questi sistemi di ripiego sembra che siano la soluzione a tutto, e quindi si punta tutta quanta l'attenzione sul prodotto e non sulle skill che ci stanno dietro, anche perché la stragrande maggioranza che va a comprare il temperino da survival lo prende, lo mette in un kit, lo lascia lì e si dimentica di usarlo, convinto che poi quando sarà sul campo saprà sicuramente utilizzarlo e che avrà ovviamente un legnetto della durezza di una matita, che quindi farà dei trucioli bellissimi che sembrano venuti fuori dalla di un falegname su una tavola di noce. Allora, la cosa fondamentale che ci servono ovviamente sono delle competenze, delle abilità, non dei prodotti. Cosa ci venga proposto come l'ultima trovata, la cosa più nuova, eccetera, eccetera, facciamo sempre molta attenzione. Abbiamo l'esempio nella storia, no? Ci sono state persone che sono sopravvissute per secoli in ambienti ostili e senza aver bisogno del temperino da sopravvivenza. Soprattutto facciamo la distinzione fra quello che è un metodo di ripiego
è quello che è invece lo strumento vero e proprio. Se io so di aver bisogno di uno strumento, allora investo qualche soldo in più, prendo uno strumento di qualità e non uno strumento di ripiego qualsiasi. Ad esempio, il foglio di carta di alluminio, per cui in teoria dovrei andare a farci una tazza e bere dalla tazza, se so che ho bisogno di una tazza, che potrei avere bisogno di una tazza, io parto con il mio kit non con dentro il foglio d'alluminio, ma con dentro la tazza, ok? Anche perché ovviamente la resa è assolutamente diversa. Quindi, metodi di ripiego, conoscerne un sacco, avere la possibilità di improvvisare, di adattarsi, di ingegnarsi con qualsiasi cosa, fantastico. Prodotti, solo quelli che servono, marketing, fuori dalla porta, possibilmente calci a pedate, e per il resto tanta competenza e come sempre buon senso. Alla prossima, ciao!